Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Ieri vi ho pubblicato il recapone con tutte le news di Operation Neon Dawn, anche se ne ho dimenticata una, cioè quella dei muri rinforzati. Nella versione che abbiamo provato, ci tengo a chiarirlo già ora, perché so che me l'avrete fatto notare nei commenti, i muri venivano rinforzati molto più velocemente. Finalmente, direi. Ma non siamo qui per questo. Oggi siamo qui per la guida completa ad Aruni, il nuovo operatore ad unirsi al Team Rainbow. Come già era stato annunciato al Six Invitational, anche in questa season e così anche per tutto l'anno 6 teoricamente, ci sarà un solo operatore. Stavolta si tratta del difensore. Il suo nome è Afa Tawanrung, alias Aruni. Anche lei è membro dei Night Haven, il gruppo di intervento creato da Kali. Tra l'altro è anche il primo operatore thailandese. Nonostante l'aspetto piuttosto giovanile, la nostra Afa ha 42 anni. Ma ovviamente ciò che risalta di più del suo aspetto è sicuramente la cicatrice sul viso e il braccio e la gamba meccanici. Comunque si tratta di un operatore con 2 punti corazza e 2 punti velocità. La sua abilità unica consiste nel Surya Gate, oppure cancelli Surya, dei dispositivi laser posizionabili su punti di accesso alle stanze, in grado di distruggere i gadget e danneggiare gli avversari. Aruni ne ha a disposizione 3 e sono completamente indistruttibili. A noi è stata presentata come l'architetto della difesa, poiché è in grado di plasmare i sight a suo piacimento. Non solo può coprire punti d'accesso, ma è anche in grado di aprire delle rotation in maniera molto semplice, ma ci arriviamo. La sua biografia è forse una delle più belle che io abbia mai letto. Innanzitutto ci viene presentata con questa simpatica foto in compagnia di un topo marsupiale antimine di nome Hiro. Aruni è stata investigatrice privata e poi detective nella Royal Thai Police. Ciò grazie alla sua grande capacità di notare collegamenti tra eventi anche quando non sono palesi. Dopo essere rimasta gravemente ferita in un'operazione a Bangkok, la stessa che ha comportato quindi la perdita dei suoi arti, viene contattata da Kali, che le offre la possibilità di unirsi a Night Haven e in cambio delle protesi molto avanzate tecnologicamente. L'analisi psicologica di Harry è molto profonda. La descrive innanzitutto come una tipa svelta e con la filosofia di vita del fine che giustifica sempre i mezzi. Infatti spesso e volentieri si legge ha infranto alcuni regolamenti pur di arrivare al risultato sperato. È una filantropa e una viaggiatrice, infatti ha visitato vari territori a rischio insieme a Twitch e Nomad per supportare le vittime dei conflitti rimaste ferite da ordigni inesplosi. Proprio a Twitch compete la valutazione del suo gadget, che tra l'altro l'attaccante francese ha potenziato, poiché all'inizio il Surya Gate era solamente un allarme, ma ha usato la tecnologia degli Evolai di Maestro per permettergli anche di fare danno agli avversari. Gli alleati invece hanno con sé una piastrina di riconoscimento per passare indisturbati. Al contrario, quando passano gli assalitori, che vengono considerati intrusi, l'energia aumenta causando ustioni di secondo e terzo grado. Addirittura ho notato che in game, quando gli attaccanti passano nel cancello e prendono danno, cacciano il fumo. Soffermiamoci un attimo sul suo equipaggiamento. Aruni può scegliere tra il P10 Roni di Mozzi, senza ingrandimenti particolari, che vi consiglio soprattutto se preferite restare al di fuori del site. L'alternativa è l'MK14 di Dokkebi, però l'ingrandimento massimo utilizzabile è l'1.5x. Si tratta del primo fucile da tiratore designato presente in difesa, e io vi consiglio di dargli una chance soprattutto se decideste di utilizzare Aruni all'interno del site, anche perché a noi è stata descritta effettivamente come un anchor. Infine, l'unica arma secondaria è la PRB92 dei brasiliani e di Nomad. I suoi gadget secondari invece sono il filo spinato o la cam antiproiettile. Purtroppo nella versione che ci hanno fatto provare non c'erano ancora uniformi o copricapi legati all'Ear Pass oppure la skin stagionale, quindi per quello ci tocca aspettare. È tempo però di dedicarci al Surya Gate, precisamente come funziona il gadget dell'operatrice. Avvicinandosi a uno qualsiasi dei punti di accesso a una stanza, più o meno a 2 metri di distanza, Aruni potrà attivare il sistema di lancio nel suo braccio meccanico e piazzare un dispositivo laser perfettamente visibile da chiunque, da ambo i lati. Non serve essere precisi, poiché il movimento è automatico e l'operatrice va a piazzare il gadget al centro sia delle porte che delle finestre o delle pareti rinforzate e non. Funziona anche sulle botole, aperte o chiuse che siano. E in quel caso il gadget può essere piazzato su qualsiasi lato, anche se il risultato in realtà poi non cambia. I laser comunque vanno a coprire l'intera area d'accesso, tranne nel caso delle porte, dove lasciano un
piccolo passaggio in basso, abbastanza grande da permettere il transito dei droni o dei gadget lanciati al di sotto del cancello. I difensori, come vi dicevo, possono passare indisturbati. Appena si trovano nel raggio di 2 metri, il Surya Gate si disattiva e permette di essere attraversato. Ovviamente in quel frangente permette anche agli attaccanti poi di passare, anche se è praticamente difficilissimo succeda. Però ecco, state attenti ad avvicinarvi troppo al Surya Gate perché potreste liberare la strada ai vostri avversari. Diversamente infatti gli assalitori non possono attraversare restando incolumi. Anzi, a prescindere dal tipo di corazza, attraversando i laser subiscono 40 HP di danno. Non c'è modo nemmeno di attraversare da distesi quando è piazzato su una porta, per esempio, perché lo spazio in basso non è abbastanza largo. Anzi, se si sosta troppo in quella posizione si rischia di prendere 2 volte il danno, quindi 80 HP. I laser sono anche in grado di distruggere qualsiasi gadget, sia degli attaccanti che dei difensori. Noi abbiamo provato con granate, flashbang, esplosivi, C4, impact, droni, con qualsiasi cosa ci venisse in mente. Se entrano in contatto col gate vengono distrutti all'istante. Questa meccanica però disattiva il cancello per 30 secondi. In sostanza, ogni volta che entra in contatto con qualsiasi cosa, quindi che sia un operatore o un gadget, il Surya Gate si spegne. È come se andasse in cortocircuito. E al termine di questo cortocircuito di 30 secondi non si riattiva in automatico. Anzi, il dispositivo in alto si apre ed espone una parte bianca a cui però bisogna sparare almeno un colpo per poter riattivare il cancello. Lo può fare chiunque, non per forza Aruni, qualsiasi difensore volendo lo può fare anche un attaccante, però non è che gli convenga. E non ci sono limiti, questa operazione può essere fatta tutte le volte che il cancello va offline. Ovviamente funziona anche il tipico trick del togliere e rimettere il gadget per velocizzare i tempi di recupero, perché una volta rimesso si attiva in automatico e sicuramente ci vuole molto meno di 30 secondi, però ciò comporta anche che Aruni debba essere per forza vicina al gadget. L'altro dettaglio importantissimo, come vi dicevo prima, è che i Surya Gate sono indistruttibili. Noi abbiamo testato qualsiasi cosa: colpi di arma da fuoco, esplosivi di ash e zofia, granate, cariche da eruzione, addirittura le martellate. Nulla, che il dispositivo sia online, offline, niente può distruggerlo. Effettivamente abbiamo registrato qualsiasi interazione possibile ci venisse in mente, e per questo voglio ringraziare anche Liseri e The Lioner, perché sono state super pazienti e mi hanno sopportato mentre volevo fare tutti questi test. Vi lascio i loro canali qui sotto in descrizione, passateci. Ma ora vi mostro la carrellata di interazioni che abbiamo testato. La più particolare è sicuramente quella di Thatcher, perché è in grado di disattivare il Surya Gate per 15 secondi, ovviamente lanciando abbastanza lontano l'MP, perché altrimenti viene distrutta se la si lancia all'interno dei laser. E la cosa diversa è che una volta finito l'effetto dell'MP, il Surya Gate si riattiva in automatico, non c'è bisogno di sparare il gadget. IQ ovviamente è in grado di individuare il gadget di Aruni. Una serie di delusioni invece ci arrivano da Kali, che praticamente non fa nulla. Nook, che io speravo tantissimo potesse attraversare indisturbata i laser, ma anche con l'abilità attivata, niente. Twitch, che stranamente col suo drone non riesce nemmeno a disattivare per qualche secondo il gadget. Maverick, che comunque un po' lo sospettavo, ma non può far nulla con la sua fiamma ossidrica, né puntandola ai laser né direttamente al gadget. Anche Zero, e qui vi faccio notare che è cambiata la grafica delle sue telecamere, non può fare nulla però nei confronti di Aruni. Attenzione invece ai Bana, poiché il Surya Gate, piazzato per esempio sulle botole o sui muri, può bloccare i pellets dell'X-Kairos. Ovviamente però, potendo ora cambiare la modalità di fuoco dell'X-Kairos, è possibile anche decidere di sacrificare ad esempio 2 pellets per poi usarne 4 e distruggere la botola, poiché i 4 bastano. Per quanto riguarda invece Yana, dato che la sua abilità unica consiste in una sorta di droni che si spostano e riproducono la sua immagine, quando questi droni volanti attraversano il Surya Gate lo disattivano, però ovviamente il Gemini viene distrutto. In difesa invece ci sono delle combo che possono essere interessanti. Innanzitutto quella con Castle, perché immaginate la soddisfazione di vedere un attaccante che distrugge il pannello corazzato di Castle e poi dietro si trova anche il Surya Gate.
e deve per forza cambiare strategia o sacrificare un altro gadget. Certo, forse non sceglierei Aruni e Kestol nella stessa partita, però non si può mai sapere. Un'altra combo può esserci con gli scudi, però vanno posizionati nel modo giusto. Per esempio, se piazzati sulle porte con la punta rivolta verso il lato opposto del Surya Gate, il cancello si attiva e non c'è nemmeno più lo spazio per far passare i droni in basso. Poi ovviamente se si utilizza lo scudo di Goyo può essere detonato e non si rischia di distruggere il cancello. Però vi dicevo, deve essere posizionato nel modo giusto, perché se messo al contrario, quindi con la punta verso il cancello, il Surya Gate non riesce ad attivarsi. La combo che però di più ho apprezzato è quella con Capcan, perché se si passa all'interno di un cancello con una trappola dell'operatore russo si rischia quasi di lasciarci le penne. Attenzione invece a Kaid, perché gli Irtilla non possono essere posizionati direttamente sulla parete in cui c'è il Surya Gate, perché rischiano di essere distrutti. Ovviamente possono essere sempre posizionati un po' più lontani e funzionano alla perfezione. Questo rischio però non si ha con i motorini di Bandit o col jammer di Mute, perché quelli rimangono comunque abbastanza distanti dalla parete per poter funzionare indisturbati. Con gli specchi di mira invece si crea un'interazione molto particolare, perché sul lato in cui è posizionato lo specchio non si può piazzare il Surya Gate, non si attiva, non ha lo spazio necessario. Però è possibile piazzarlo dal lato opposto e quindi comunque sfruttare il vetro di mira, però allo stesso tempo proteggendolo per esempio da qualche carica di bana. Le peculiarità di Aruni non finiscono qui. L'operatrice infatti, avendo sta sorta di braccio bionico, non ha bisogno di un coltello. È molto più divertente prendere a cazzotti in faccia gli avversari. Tra l'altro diventa molto comodo soprattutto per aprire le rotation. Diciamo che più o meno con un pugno si riesce ad aprire un foro grande quanto qualche colpo della Desert Eagle di Valkyrie. Tra l'altro basta un unico cazzotto anche per aprire le botole non rinforzate. Ma a parer mio l'aspetto più interessante di questa sua abilità è che Aruni sia in grado di sfondare qualsiasi porta con un solo colpo e quindi di fare run out velocissimi all'esterno. Non mi sembra invece di aver notato grosse differenze con gli operatori scudati. Un pugno equivale a una qualsiasi coltellata. Aruni comunque mi sembra un operatore veramente interessante, non tanto per il danno in sé, ma perché costringe gli assalitori a cambiare la propria tattica, a girare per forza di cose in determinate situazioni o a sacrificare qualche HP o addirittura qualche gadget per poter entrare all'interno di una qualsiasi stanza. Voglio sapere però cosa ne pensate voi, scrivetemelo nei commenti, vi piace questo nuovo operatore? Nel mentre vi ricordo che Aruni sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori dell'IR Pass al lancio della nuova season, che teoricamente dovrebbe avvenire all'inizio di dicembre. Una settimana dopo invece sarà acquistabile per tutti gli altri player al costo di 25.000 punti fama. Ancora una volta vi ricordo che il recapone con tutte le novità lo trovate sia in descrizione che alla fine di questo video. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, attivate la campanella e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Talk back to you. Say you like that.